Giovedì 5 marzo, buongiorno Puglia, bentrovati anche questa mattina Maria Grazia insieme fino alle 8. Buongiorno a tutti voi, sono famosissime in tutto il mondo le immagini dei riti della Settimana Santa in Puglia e anche in altri paesi d'Europa. Oggi c'è una legge che tutela queste manifestazioni, ne parleremo in studio con un ospite. E capiremo anche tante cose su queste bellissime processioni per quanto riguarda i riti della Settimana Santa. Salvatore Catapano. Oltre un mese ci separa ancora dalla settimana dei secolari riti che assumono ovunque, ma al sud e in Puglia in particolare, forti significati religiosi, penitenziali, ma anche sociali, se richiamati alle più antiche tradizioni popolari che riportano agli usi e ai costumi del passato. Per questo ogni anno i simboli dei cortei che ripropongono le tappe della Passione di Cristo sono immagini di una memoria storica che richiama piccole e grandi città a ritrovarsi in quel senso di appartenenza che ridesta forme nuove di unità e di riconciliazione in ogni ambito sociale e nel segno della fede. E forse mai come quest'anno i pugliesi avvertiranno l'esigenza di stringersi intorno ai sacri riti in preghiera, esigenza alimentata dai drammi sociali, dalle emergenze vecchie e nuove che spingono a ritrovare comuni momenti di riflessione. Emozioni in qualche modo anticipate quest'anno dalla mostra sui volti della sofferenza di Maria in cerca del suo figlio perduto per l'umana redenzione. Iniziativa che per il terzo anno consecutivo ha visto collaborare attivamente le arciconfraternite dei maggiori centri pugliesi impegnate nella organizzazione dei cortei di penitenza. Una mostra che ha proposto per l'edizione 2020 il tema della forza del dolore immortalata sui volti dei simulacri dell'addolorata portati in processione a Canosa, a San Giorgio Ionico, a Mottola, a Ruvo di Puglia, a Carbonara, a Triggiano, a Latiano, a Bitonto e a Taranto. L'Arciconfraternita del Carmine ha curato l'allestimento nell'omonima chiesa tarantina, richiamando il grande pubblico proprio in preparazione alla Pasqua, una mostra peraltro valorizzata dal pregevole catalogo ancora in distribuzione dell'editore Antonio Mandese. La Via Crucis, la Settimana Santa, la processione con le congregazioni religiose sono innanzitutto un patrimonio che appartiene alla memoria di tutti i pugliesi. Adesso c'è anche una legge regionale che tutela queste manifestazioni culturali e noi ne parliamo in studio con Gaetano Armenio dell'Associazione Puglia Autentica. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Un'associazione che si batte da molti anni per avere questo riconoscimento, una tutela proprio legislativa. In che cosa consiste e quando parte l'idea di avere una legge proprio che tuteli i riti della Settimana Santa? Sì, questa è una proposta regionale che è stata presentata dal consigliere regionale Liviano e in qualche modo segue di pari passo il lavoro che l'associazione ha fatto in questi anni dal 2008 nel promuovere, come dire, la conoscenza di quelli che sono i riti della Settimana Santa in Puglia. Promuovere conoscenza vuol dire anche promuovere e rafforzare la consapevolezza di avere da parte di tutti noi, quando dico tutti noi, parlo di noi pugliesi, fra le mani questo enorme patrimonio di arte, di cultura, di storia, di tradizione, di fede. E perché non preservarlo? Perché non tramandarlo alle future generazioni come hanno fatto i nostri padri? E allora la Regione Puglia ha ben fatto questa proposta di legge, realizzare un albo dove all'interno ci si potrà iscrivere tutte le diocesi e tutte le confraternite che organizzano i riti religiosi, nonché anche tutte quelle associazioni che sul territorio da anni cercano di promuovere questi percorsi legati a quella che io lo dico sempre, la nostra pugliesità. Ecco, questa pugliesità, come dice lei, ci unisce anche alla popolazione spagnola e portoghese, dove ci sono riti altrettanto importanti. Infatti voi la settimana prossima andrete lì per un gemellaggio. Di che cosa si tratta? Ci ritorniamo per la seconda volta a Valladolid, nella splendida città spagnola di Valladolid. Andiamo nel cuore, nella pancia dei riti della Settimana Santa, perché la Spagna su questo, come dire, da secoli ci ha costruito, se vuoi, anche un indotto turistico notevole.
Ebbene, siamo stati lo scorso anno portando la banda di Bitonto, portando una mostra fotografica, portando le confraternite di Vico del Gargano per raccontare ai spagnoli questi percorsi di fede legati ai riti della Settimana Santa. Quest'anno ci hanno richiamato, hanno detto venite da capo, sediamoci intorno a un tavolo, organizziamo questo simposio internazionale anche con gli amici portoghesi e cerchiamo di fare rete, perché questo che credo sia la parte più importante è la stessa rete che abbiamo costruito in questi anni con i 23 comuni che fanno parte del percorso dei riti della Settimana Santa in Puglia, perché il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di selezionare, catalogare in qualche modo quegli eventi processionali che hanno una loro tipicità e peculiarità, perché i riti processionali della Settimana Santa si svolgono in tutti i comuni della Puglia. Noi provincia per provincia li abbiamo sezionati. I papamusci, i canti delle confraternite di Vico del Gargano, i perduni, i bububu di Grottaglie. Sono le settimane sante, come giustamente vengono definite, perché ogni territorio ne esprime una con una propria caratterizzazione. Quanto peseranno questi riti della Settimana Santa nell'economia pugliese del turismo, in termini positivi ovviamente? Guarda, noi sono anni che raccogliamo, soprattutto in questo periodo, quindi a circa un mese dagli eventi pasquali, tutta una serie di email che ci arrivano da mezzo mondo. In questi anni sono molto presenti i polacchi, i francesi e da qualche anno anche gli spagnoli iniziano a interessarsi e a venire in Puglia per assistere direttamente a questi eventi processionali. Ma sai cos'è? Quando parli al mondo della tua bellezza, il mondo non può far altro che stare ad ascoltare e magari venite anche a condividere con te questi momenti di passione. Grazie e in bocca al lupo per questo lavoro importante per la cultura pugliese, e nella speranza che anche i riti della Settimana Santa non siano annullati per l'emergenza coronavirus. Noi parliamo adesso di un importante progresso nella ricerca scientifica proprio per trovare la cura.